E adesso il onore di presentarle il professore Marcello Fagiolo. È storico di architettura, molto famoso in Italia, era professore primo a Milano, poi a Firenze, alla fine a Roma alla Sapienza. È membro scientifico di varie riviste, tra l'altro della rivista Palladio, rivista di storia dell'architettura e restauro. Dirige i corsi internazionali di alta cultura dell'Accademia dei Lincei. È membro di vari centri di studi sul barocco in tutta l'Italia. È consulente del Ministero per i beni culturali. Coordina il programma nazionale Centri e Periferie del Barocco e soprattutto è il direttore dell'Atlante del Barocco in Italia. Sono stati pubblicati 14 volumi di 50 previsti. Il primo suo libro ha il titolo La Reccia di Caserta, che ha pubblicato nel 1963. Il libro recentemente pubblicato ha il titolo Roma barocca, i protagonisti, gli spazi urbani, i grandi temi. E adesso il professore Fagiolo ci parla di Verità o illusione, la luce di Bernini e di Borromini. Tante grazie. Lidia Salvucci, che mi ha preceduto, è lei l'artefice della mia presenza. Io non sarei voluto venire, non avevo il tempo di studiare un argomento così importante, però lei ha detto no, forse qualcosa hai fatto nella tua vita che puoi venire qui a riassumere. E allora ho messo insieme una panoramica su alcuni di questi studi, ho cercato anche di fare qualche piccola notazione sulla base di quanto ho imparato in questo giorno e mezzo così, così ricco qui in Università Gregoriana. Il tema dell'illusione, formulato nel titolo, esprime una tesi che potrei così sintetizzare. Da un lato c'è l'illusionismo pittorico-scultoreo, che cerca una illusione di realtà. È l'opera di Pozzo di cui abbiamo parlato. Dall'altro lato invece c'è in Bernini la sperimentazione architettonica e scultorea che genera una sorta di illusione, una sorta di finzione. L'architettura aspira allo statuto di divisione pittorica e quindi lo spazio reale si presenta come una sorta di spazio illusionistico, influenzato dalla visione pittorica e scenografica. Il primo esempio che presentiamo, anche il primo capolavoro nella serie delle cappelle di Bernini, nel segno di quello che lui stesso definirà il meraviglioso composto, il mirabile composto, ci fa vedere come questa scena tridimensionale, lo spazio è tridimensionale sull'altare, la Cappella Raimondi in San Pietro e Montorio del 1638-48, lo spazio reale, con luce reale, è costruito però come un'immagine pittorica, una specie di pala pittorica tradotta nelle due dimensioni della scultura e nelle tre dimensioni dello spazio architettonico. La rappresentazione dunque diventa una sorta di pala teatralizzata. Per ottenerla Bernini deve costruire allestire questo spazio all'esterno della chiesa, lo vedete nella piccola immagine a destra, per ricavare
la possibilità di tridimensionale e di illuminazione. Qui c'è un particolare molto interessante che fa capire il Bernini, uomo di teatro e datore di luci. In questa cappella erano previste due finestre a destra e a sinistra di quello stemma che vedete all'esterno. Bernini ne chiuse una, lascia soltanto una finestra, è quella che deve far vedere che la luce proviene da sinistra, con un effetto paragonabile alla luce di Caravaggesca di cui si è parlato in questi giorni. In altre opere, e qui il punto d'arrivo è la cappella Cornaro con la visione di Santa Teresa, continua la sperimentazione di Bernini sulla luce. La cappella Raimondi è la luce di Quinta, la luce che viene da una parte, da una fonte invisibile, e quella che poi prende da lui il nome, luce alla Bernina, la luce di Bernini per eccellenza. Qui invece la luce viene dall'alto, anche qui Bernini crea una camera di luce, uno spazio tridimensionale, qui vediamo anche qui questa specie di garitta all'esterno della chiesa che consentiva alla luce di venire dall'alto e scendere da questa finestrella con un effetto molto, molto verosimile. Poi è stato chiuso lo spazio ed è subentrata la luce artificiale purtroppo. E luce artificiale che però tende a riprendere l'idea di partenza della luce sempre invisibile. Luce invisibile che poi si materializza in questi raggi lignei dorati che costituiscono lo sfondo per questa rappresentazione di Teresa e dell'angelo che appaiono come una visione soprannaturale, fantasmatica, che galleggia misteriosamente nel vuoto. Tutti noi conosciamo il prodigio di questa rappresentazione iconografica del ferimento mistico per mano dell'angelo, della transverberazione, che unisce insieme l'iconografia dell'estasi, della morte, della levitazione miracolosa. Questo gruppo magico emana continuamente il fascino che è stato definito ambiguo, se non ambivalente, della sublimazione e del tormento. All'ardore dello spirito corrisponde il malcelato fuoco della carne, è un fuoco sotterraneo, fluido, come il sangue, come la linfa, che ribolle come magma nelle viscere del profondo. La rappresentazione va vista nel suo complesso, non entriamo nella rappresentazione con i palchetti teatrali dei defunti Cornaro, ma osserviamo l'opera d'arte totale con l'apparizione della luce divina in alto per opera del pittore di fiducia di Bernini, Guidobaldo Abbatini, che rappresenta nella volta questa gloria celeste in uno spazio relativamente piccolo che però Bernini allarga, lo dilata in tutte le direzioni. Questo sott'arco diventa una specie di abside. E la pittura esce dal suo spazio e invade lo spazio sottostante, le pareti della lunetta e perfino la finestra. Il dialogo, ecco, il particolare di questa tecnica di andare al di là dei confini, ma anche nell'affresco della volta di Gesù, Bernini consiglia a Baciccio di far uscire le figure dalla cornice, proiettarle nella volta a botte, addirittura rappresentare sulla volta a botte l'ombra delle figure o delle nuvole, con una invenzione teatrale di grandissimo effetto. Molto suggestivo è il dialogo di Cristo con Teresa nella evocazione dello splendore del paradiso. Le parole di Cristo sarebbero: se non avessi già creato il cielo, il paradiso,
lo avrei creato soltanto per te. Va commentata a questo punto, secondo me, la comparazione tra la scultura e la pittura, che lo stesso Bernini propone qualche decennio dopo in Francia e che viene registrato dallo Chanteloup. Dice Bernini: la scultura è una verità, anche un cieco la può giudicare, il cieco può toccare la scultura. La pittura è un inganno, una menzogna. Quest'ultima, la pittura, è l'opera del diavolo, l'altra, la scultura, è l'opera di Dio, che era stato lui stesso scultore, avendo formato l'uomo con l'argilla. Verrebbe la tentazione di continuare questo discorso di Gian Lorenzo presentando la natura duplice dell'architettura, la regina delle arti, architettura che può rivendicare da un lato una sua natura divina, l'opera può emulare l'opera del grande architetto dell'universo, e da un altro lato invece l'abilità di creare inganni diabolici, la finzione, l'illusione attraverso gli strumenti della prospettiva. E comunque va sottolineata la tendenza di Bernini a superare le frontiere fra le diverse arti. L'opera di Bernini, artista universale, è un'opera in grande, non mi si pare di nulla che non sia grande, dice lui, opera eroica. Il creatore Bernini si pone a un livello supremo, instaurando quasi un dialogo diretto, audace, temerario col grande architetto dell'universo. Ha scritto Irving Levin che Bernini attribuiva a Dio le proprie capacità, le sue stesse capacità. Eppure, essendo molto orgoglioso del talento che Bernini possedeva, si mostrava molto umile davanti alle sue origini. Come la cappella di Santa Teresa era per Bernini la metafora del paradiso, così la fusione delle arti e l'unità del tutto erano la sua metafora per la creazione divina, il mirabile composto come metafora della creazione divina, scrive Irving Levin. Luce laterale, luce dall'alto, nel Gesù c'è anche una luce riflettore, non la vediamo in questa foto, ma sopra noi, il punto di vista, un finestrone aperto intorno alla cupola, doveva illuminare in una certa ora il santo in ascensione che vediamo al di sopra dell'altare. Tutta la chiesa è concepita come un teatro. Ho scritto più di 50 anni fa che se il teatro moderno era nato dalla chiesa con le sacre rappresentazioni, adesso ritornava nella chiesa. La Chiesa dei Gesuiti appare in sintonia col teatro dei Gesuiti che si affermava nei collegi di tutta Europa con caratteri di spettacolarità che trovano l'apogeo poi nelle macchine per quarantoni di cui ogni tanto parliamo. La Chiesa è allestita come un teatro totale in funzione del dramma del martirio, dell'assunzione di Sant'Andrea. La pianta ovale può rievocare la fabbrica ovale per eccellenza, il Colosseo come presunto luogo di martirio. C'è una rappresentazione, una sacra rappresentazione in molte scene, il martirio del santo sulla pala d'altare e questa è l'opera di quel borgognone di cui ha parlato Lidia poco fa. Nella lanterna del presbiterio appare Dio in una cascata di angeli, di nuvole, di raggi dorati. E ancora più in alto il santo ascende verso il cielo simbolico della cupola. Cupola che può essere letta come una sorta di firmamento eliocentrico con 10 giri di cassettoni e al centro la luce del sole che tutto regge, da cui scaturiscono i 10 raggi dei costoloni. Per penetrare nella teologia berniniana gesuitica ci potremmo chiedere se esiste una differenziazione iconologica tra l'oro, la doratura che prevale nella cupola, e il candore, il bianco degli stucchi. Io credo che si possa rispondere che l'oro equivale al concetto di empireo, mentre il bianco corrisponde a uno stato intermedio tra l'umano e il divino.
E dunque il Sant'Andrea di Stucco esprimerebbe l'idea dell'imminente accoglienza del martire nel cielo prima della santificazione. In questa fase gli angeli scendono dal cielo per accoglierlo, calandosi nella sua dimensione, in attesa della gloria divina. Ecco il Dio creatore nella volta. Veniamo a una scena molto particolare. È stato notato più volte questo movimento degli angeli che vengono ad occupare i posti intorno alla lanterna. I posti sono quasi tutti pieni, qualcuno si sta affrettando per scendere, ma soltanto poco tempo fa, attraverso le foto di Carolina Marconi per conseguenti ai restauri, pubblicate nel bellissimo volume O Santa Terra Quirinale, cura di Mario Bevilacqua e dei funzionari della sovrintendenza, ho potuto capire una cosa impressionante. Se guardate bene l'immagine a destra, vedete questi angeli che scendono lungo la lanterna, che sono dorati, provengono dalla copertura, dalla gloria celeste intorno allo Spirito Santo, e quello è l'empireo dorato, fiammeggiante, e gli angeli sono ancora immersi in questa luce dorata. Man mano che scendono cambiano la figura, si spogliano di questo oro e diventano bianchi. Sono due figure in basso a sinistra, che sono per metà dorate e per metà bianche. E questo è quello che dicevo, questa concezione del doppio colore che corrisponde al doppio significato di luce divina empirea e di questa luce intermedia che appartiene agli angeli non in quanto natura divina, ma in quanto elementi intermedi fra Dio e l'uomo. In questo caso vanno ad accogliere il Sant'Andrea. In ascensione, con il dettaglio che si vede meglio, questo cambiamento, questo disvelamento, questa perdita della patina dorata degli angeli, che mantengono alcuni la doratura soltanto nei capelli, nelle estremità delle ali. Qui c'è un riferimento possibile anche alla scala di Giacobbe nel Genesi, con questi angeli che scendono e salgono continuamente lungo la scala d'oro che porta al cielo. Dunque doratura come elemento dell'idea dell'empireo. L'empireo, come sapete, è legato etimologicamente alla luce infuocata, ardente. Fra l'altro la scelta degli stucchi dorati si deve al committente della Chiesa. Facciamo un salto in avanti. Nel mio libro di Bernini, nel 66, 52 anni fa, ho studiato con attenzione questo disegno straordinario che sta a Lipsia, e che intendevo allora e intendo adesso non tanto come un foglio di disegni, come faceva Borromini, che riempiva un foglio con varie ipotesi per poi scegliere la cosa giusta, ma l'ho interpretata come una sorta di tavola didattica, come se io, Borromini, proiettassi quest'opera ai miei studenti radunati qui sotto per spiegare come si costruisce il sostegno a questo obelisco attraverso vari sistemi che vanno da un semplice piedistallo a una struttura trilitica, vediamo all'estrema destra in alto, a destra in alto la lettera C, c'è un assistente di Bernini che era ingegnere, si chiamava Gustavo Eiffel, e come vedete ha fatto una specie di Tour Eiffel in miniatura, in alto a sinistra il secondo disegno. Cosa voglio dire? Che allora rimasi colpito da questo procedimento di grande virtuosismo di Bernini, che posa l'obelisco, come si diceva allora, in falso, cioè sopra, non sopra un pieno ma un vuoto, e questa sorta di grotta scavata nella montagna di Travertino, e poi addirittura mette questo elemento in diagonale, questa sorta di folgore, di folgorazione, che porta un sommovimento ancora più sconvolgente.
Pensate che ci ho messo 50 anni per capire poi che questa folgorazione invece era vera. Vera nel senso che se guardate con attenzione in alto al centro vedete questa serie di raggi che devono simulare la luce divina, luce che è propria dell'obelisco, l'obelisco come sapete è un segno, un simbolo solare, e che viene materializzata anche da questo raggio di pietra, ma che doveva essere un raggio d'oro. Sappiamo dai documenti che la Fontana dei Fiumi doveva essere dipinta da Guidobaldo Abbadini, il pittore di fiducia, e si paga moltissimo anche un doratore che, secondo quello che si era capito finora, serviva soltanto per dorare la colomba sulla sommità o le lettere d'oro dell'iscrizione, ma che sicuramente doveva dorare anche questo elemento, ecco il dettaglio di questa parte che sono evidentemente dei raggi di sole. E l'elemento che è visibilissimo, adesso che lo sappiamo, nei modelli che fino a qualche giorno fa sono stati esposti uno vicino all'altro nella mostra della Galleria Borghese, il grande modello Ligneo di Bologna e il modello scoperto una quindicina di anni fa a Madrid, dove è abbastanza evidente proprio il diverso trattamento, diversa quasi coloritura di questi elementi dei raggi di fuoco. Sono fra l'altro, questo è un fotomontaggio in cui abbiamo messo i tipici raggi berniniani delle sue opere, come la Santa Teresa che abbiamo vista, o la Santa Bibiana, o la Verità che stringe al petto il fuoco del sole. Modello, qui siamo quasi alla conclusione dell'opera, si è creduto per molto tempo che questo grande quadro della Borghese fosse l'inaugurazione della fontana, ma in realtà è una visita del Papa al collegio e la scogliera non è stata ancora dipinta. Perché ha dipinto la scogliera? Credo per dare un effetto effimero, un effetto teatrale a questa inaugurazione che si sarebbe poi svolta con un colpo di scena teatrale che tutti i romani conoscono e che non vi sto qui a raccontare. Questa luce che scende dall'alto corrisponde a una visione divina. Nella iconologia della fontana anche questo serpente ha dei elementi che adesso sui quali non mi posso soffermare, e c'è, se vogliamo, anche un riferimento alla caverna del Natale dove nasce Cristo e dove nasce anche Mitra, e con riferimento sia alla divinità solare orientale sia al Cristo Sol Justitia. Va ricordato che nel Vangelo di Matteo Cristo è la folgore che parte da Oriente e si manifesta fino a Occidente. Questa è la copertina di quest'ultimo libro che è stato citato nell'Atlante del Barocco, dove ho messo questo fotomontaggio. Il tema del fuoco, della fiamma, è un tema che interessa Bernini, che lo rappresenta non soltanto nella pittura, ma anche nella scultura. Qui è un tema che lui sta molto a cuore, fa parte quasi della sua natura. Bernini è, diciamo, una specie di segno di fuoco. Così Chantelou lo descrive in Francia: il cavaliere è d'un temperamento tutto fuoco, il suo viso ha qualcosa dell'aquila, particolarmente negli occhi. Bernini farà un disegno per l'aquila che con i suoi occhi acuti riesce a fissare i raggi del sole. Il tema del fuoco viene rappresentato da Bernini per la prima volta a 15 anni, questa è una specie di suo autoritratto, perché San Lorenzo è il suo santo legato al suo nome. Dice il suo biografo Domenico Bernini: per devozione del santo di cui portava il nome, volle ritrarre in marmo San Lorenzo in atto di essere bruciato nudo. È stata attribuita a Bernini anche questa console lignea che simula un tronco in fiamme per alimentare il fuoco della graticola.
C'è un po' di controversia, sicuramente è un'opera posteriore al 1615, io credo che sia degli anni 30, anche se qualcuno pensa che si possa essere addirittura settecentesca, adesso non entriamo in questi particolari. Altri riferimenti alla fiamma nelle opere del scultore, il piccolo Ascanio nel gruppo di Enea e Anchise, siamo negli anni 18-19, col fuoco eterno che poi approderà nel Tempio di Vesta. Nella cappella Raimondi, sopra una delle due tombe laterali, ecco un angelo che soffia sulla torcia per spegnerla. Torneremo fra un po' su questo tema. Ad Ariccia, questo non è un candeliere, ma è un tabernacolo in forma quasi di candelabro, studiato da Francesco Petrucci, e c'è l'ostia. Nel calice sullo sportello del tabernacolo da cui emanano le fiamme. Purtroppo ho chiesto una foto più ravvicinata, dovete credermi sulla parola, ma in questa ostia è graffito il monogramma dei gesuiti e non solo il monogramma dei gesuiti, IHS, non solo la croce sopra l'H, ma anche un piccolo crocifisso, un crocifisso in miniatura inserito qui, che forse soltanto il sacerdote che celebrava la messa poteva vedere, ma a Bernini non interessa chi può vederlo, interessa che ci sia questa profondità. Chiaramente questo piccolo crocifisso che poi si accresce nel crocifisso superiore, avvolto dalle fiamme, questa rappresentazione costituisce ovviamente un'affermazione della presenza di Cristo nell'Eucaristia contro le tesi riduzionistiche dei protestanti che ritenevano che Cristo fosse presente nell'ostia soltanto nel momento della consacrazione fino alla consumazione della Eucaristia. La Chiesa invece tende a dire che la presenza di Cristo rimane in queste ostie consacrate, tant'è vero che è necessario, questo lo ribadisce il Concilio di Trento, poi San Carlo Borromeo, è necessario costruire questi tabernacoli per custodire questa presenza di Cristo. Secondo me qui Bernini ha al suo fianco un consulente gesuitico, forse Giovanni Paolo Riva, che diventa vicario del generale dell'ordine del 61 e poi generale del 64 in questi anni. Il fuoco fiammeggiante che avvolge il crocifisso è simbolo della fede fiammeggiante, del battesimo di fuoco portato da Cristo. Poi padre Oliva sarà vicino a Frate del Pozzo nella ideazione del fuoco sacro, l'Ignis, che è contenuto nello stesso nome di Ignazio. Quest'ostia nel tabernacolo rievoca il tema di molte quarantore, qui due esempi, le tavole del trattato del Roccamora, delle cifre dell'Eucaristia, cioè della decifrazione dei libri della Bibbia e della natura, e vediamo appunto l'ostia fiammeggiante. Il tema del fuoco viene, ecco, un dettaglio di quest'altra, vedete, tutto immerso nelle fiamme, e altre immagini abbiamo visto in queste ultime relazioni. Il tema del fuoco viene più volte evocato da Bernini nei suoi apparati pirotecnici, come la festa per la nascita del Delfino a Trinità dei Monti nel 62, o la festa per la nascita della pace di Aquisgrán. Si tratta di casi di fiamme laiche, di fiamme ostili. Nella cappella de Silva in Sant'Isidoro a Roma, recenti restauri hanno portato alla scoperta di pitture e di altri elementi su cui poi torneremo alla fine. Dietro questa ridipintura dello sfondo, vediamo questo ovale a sinistra, è emerso qui una pittura con un angelo che soffia sulla torcia per spegnere, però la fiamma non si spegne. L'opera si è attribuita al Borgognone, ancora una volta questo grande pittore legato a Bernini. Chiaramente è il simbolo di morte che deriva dalle figure degli eroti ellenistici con le fiaccole rovesciate, ma appunto il fatto che la fiamma resti accesa induce a sperare nella eternità della vita. Ho letto ieri in questo magnifico libro di Andrea Dall'Asta una esegesi della Pietà di Tiziano, dove c'è un genio alato che porta verso l'alto la fiaccola accesa, simbolo del sole
che sorge dopo la notte, segnando la vittoria sulle tenebre e annunciando la resurrezione. Le tombe dei Rospigliosi nel San Domenico di Pistoia, le attribuibili una volta a Bernini nel 66, e poi sono state magnificamente studiate da Sebastiano Roberto, che è qui in sala, uno dei più grandi studiosi dei Rospigliosi, che ci soffermiamo però soltanto su alcuni particolari. Intanto queste tombe ovviamente sono eseguite non da Bernini in persona, ma da allievi, in qualche caso anche da artisti mediocri, ma ci sono elementi interessanti, questi due obelischi ai lati nella prima tomba, questo è uno dei genitori di Clemente IX, l'opera del 1668, e c'è sotto a questi obelischi figure di putti, qui sono proprio gli eroti di tradizione ellenistica, qui un putto che piange con la fiaccola rovesciata. Accanto alle tombe dei genitori ci sono altre due tombe più tardi, 1670, dello Spigliosi, in cui al posto degli obelischi abbiamo due cipressi oscuri, che fra l'altro sono anche un simbolo funerario di ascensione dell'anima verso il cielo. Pensate che nella cultura iranica il cipresso è simbolo del fuoco. Alla sommità delle due tombe appaiono nelle tombe dei genitori, questa a sinistra, due lucerne, e Bernini rappresenta non soltanto la fiamma, ma perfino il fumo. Pensate, insomma, a questa attività prodigiosa in cui l'architetto, lo scultore passano nel campo della pittura e rappresentano, dicevo, in modo sconvolgente questo filo di fumo. A destra non sono lucerne, ma sono due fiaccole, la fiammata è più forte e il fumo più intenso. Ieri nella relazione di Jean-Pierre Sonnet abbiamo sentito dell'assimilazione della lampada a Dio, secondo il Salmo 29. Non parlerò di Bernini, di Borromini, soltanto cito il grande restauro della navata di San Pietro, questa aula, il mio studio del 71 l'ho definita come la sala del concilio, perché qui sono svolti vari concili ecumenici, e come luogo simbolico della riconciliazione dell'Europa dopo la guerra dei 30 anni, o come aula del giubilo, del giubileo. Già il mio maestro Argane diceva che questo biancore poteva essere un omaggio al giubileo imminente, alla commissione intorno al 1646 fatta per essere inaugurata nell'anno di grazia 1650. Qualche dettaglio sulla luce di Borromini, sempre restando a San Giovanni Laterano, a sinistra queste volte, con questa luce bianchissima creata attraverso questa camera di luce. La camera di luce è una costruzione in cui le finestre non visibili, adesso questa la vediamo la prima con lo stemma perché siamo da un punto di vista ravvicinato, ma simulano una luce trasparente. A destra un artificio di Borromini, chi entra in chiesa alza la testa e vede attraverso un'apertura sopra noi, vede l'immagine della colomba, e la colomba non soltanto dello Spirito Santo, ma anche l'emblema panfiliano della colomba Panfili, rappresentata lì nella volta. Questo per capire come il diverso procedimento di Borromini, che tende con cura scientifica a creare la luce, ma qui ci sono affinità con Bernini, ma a creare questi effetti di sorpresa. Adesso vi ricordo soltanto la mia interpretazione della sala come Gerusalemme celeste per la presenza di questi 12 apostoli. I apostoli in realtà sono stati messi soltanto all'inizio del Settecento. Bernini aveva previsto delle nicchie soltanto con la porta, perché sono le porte della Gerusalemme celeste che hanno sotto il nome degli apostoli. Queste le nicchie straordinarie, così come appaiono nelle incisioni, ripeto, riempite di statue in un secondo tempo, in un modo che non sarebbe forse piaciuto a Borromini. Nel 70, o il 69 forse, passati 50 anni, entrando in chiesa un giorno di febbraio,
ho avuto all'inizio una illuminazione. Abbiamo sentito oggi delle illuminazioni di Sant'Ignazio, io che non Enea, non Paolo Sono, non Ignazio neppure, come diceva Dante, però ho avuto questa illuminazione, ho visto qualcosa intorno e c'era la luce che colpiva esattamente le statue nelle nicchie. Ho fatto una foto così tremebondo, allora era vietatissimo di fare in chiesa, sarei stato ammanettato, per cui ho nascosto la mia macchina fotografica, fuggito via. E poi, anzi no, non ho fatto la fotografia, sono tornato la settimana dopo, ma la luce non era più la stessa, la luce era scesa. Per trovare l'effetto giusto bisogna andare alla metà di febbraio, l'appuntamento è per l'anno prossimo, quando l'effetto di luce è questo. E Borromini ha calcolato esattamente la posizione delle finestre per illuminare esattamente queste nicchie. È un... scusate, qui il dito è scorso, è una mia impressione o c'è qualche indizio che abbiamo. Sappiamo, questo lo sappiamo da una sua lettera che descrive un progetto non realizzato per una villa per i Panfili, la famiglia del Papa, che c'era nella villa che doveva essere fatta a fuori Porta San Pancrazio, c'era una serie di macchine e giochi di effetti di luce, e soprattutto ci doveva essere una statua di Papa Innocenzo collocata in un sito tale, scrive Borromini, in un sito tale che il sole, con il suo raggio, il 15 di settembre baciasse il piede della statua, nell'ora in cui fu creato Papa. Pensiero praticato dagli antichi, gli egiziani, e riferito dal baronio, dice Borromini. Fra l'altro un effetto analogo di luce si registra da 9 secoli in un'altra fabbrica dedicata ad uno dei due San Giovanni, il San Giovanni Battista, nel Battistero di Pisa. Ogni 24 giugno, festa del Battista, un raggio di luce arriva a illuminare la statua del santo davanti al fonte battesimale. Perché il 15 febbraio? Se la chiesa deve essere inaugurata nell'anno del Giubileo, perché il 15 gennaio e non il 31 dicembre? Qui bisogna andare alla nascita del Giubileo. 1300, arrivano torme di pellegrini a Roma, il Papa non sa cosa fare, si diceva che ogni 100 anni ci deve essere indulgenza plenaria, si riunisce con i cardinali, sta un mese e mezzo a pensare, a discutere, alla fine a metà febbraio viene emessa la bolla del Giubileo, dell'indizione del primo Giubileo. Nella chiesa c'è la sepoltura di Urbano VIII, questo affresco attribuito a Giotto, in parte risparmiato da Bernini. Adesso andiamo un po' rapidamente, immagini della luce qui sotto la forma del sole di cui abbiamo parlato tante volte, adesso non entro in questi temi, ma voglio soltanto farvi meditare sull'elemento della verità radiosa, è il sole che si riflette sui suoi occhi, è la verità che trionfa dopo essere stata scoperta del tempo, adesso non entriamo sulla storia autobiografica della scultura, e vediamo questo sole col profilo che si paragona alla verità che sorride. Recentemente Carolina Marconi mi ha fatto notare che in mostra è stata finalmente messa in modo più visibile la verità, è possibile girare intorno, e nell'altra faccia del sole, nell'altra faccia della luna potremmo dire, si vede l'altra faccia del sole. Chiaramente è un gioco questo, Bernini rappresenta per un gioco questa seconda faccia del sole, e quasi il sole si trasforma in Giano, e fra l'altro Giano è una figura simbolica dell'inizio, della fine, dell'apertura delle porte, lo stesso San Pietro è ispirato a Giano. Vabbè, soltanto per capire come Borromini giocasse con i misteri della storia e Bernini giocasse con i suoi misteri. Nella Cappella de Silva in Sant'Isidoro, un'opera tarda, degli anni 62-63, qui a destra vediamo quel tassello poi da cui è uscito fuori l'angelo con la fiaccola. È un'opera molto interessante dove nelle due pareti vengono rappresentate queste due macchine funerarie.
A sinistra sono rappresentate la giustizia e la pace. In questa lunga iscrizione in basso addirittura c'è una apologia dell'artefice sommo, che viene definito in latino immortale Bernini equitis ingenium, qui c'è nella sua cappella l'ingegno immortale del cavaliere Bernini. C'è un messaggio politico, il committente portoghese Rodrigo López de Silva, c'è la guerra, la contesa col Portogallo, un po' come quella oggi con la Catalogna per l'indipendenza o meno, sono stati fatti vari referendum, ma no, alla fine insomma c'è la liberazione del Portogallo. Ma qui ci sono la giustizia e la pace che, secondo il Salmo 84, si incontreranno, si baceranno. Le altre due figure simboliche sono quelle della misericordia e della verità. E qui entriamo nei dettagli di questo restauro straordinario, fatto dalla soprintendenza guidata da Strinati, e il restauro diretto da Angela Negro, che ha portato alla riscoperta dello stato originario delle due figure di destra, la misericordia e la verità. Erano stati sovrapposti in una censura ottocentesca questi drappi di bronzo, e vede mano a mano la pulizia dell'opera che liberano questa figura. Angela Negro parla di carità, ma secondo me non è la carità, ma è proprio la misericordia che viene registrata e a cui si riferisce il versetto del Salmo. Sono opere fatte da due bravissimi allievi di Bernini, Paolo Naldini, qui nella carità e misericordia, ma il gesto di premere il seno rivela che l'iconografia, dicevo, non è la carità ma proprio la misericordia. Qui va pensato alle rappresentazioni iconografiche della Madonna della Misericordia, che come sapete accoglie tutta l'umanità sotto il suo mantello, e nella cappella c'è un grande drappo che riveste tutto il gruppo, come il drappo della Madonna della Misericordia. Ma anche possibile un'iconografia spagnola, la Madonna della Mercede, quella che libera i carcerati. Fra l'altro sull'altare c'è un quadro del Maratta con l'Immacolata Concezione, che era un'iconografia molto cara agli spagnoli e molto rivalutata da Alessandro VII Farnese, ancora un secolo e mezzo prima del riconoscimento del dogma della Immacolata. Ma una Madonna ancora più vicina a questa è, secondo me, la Madonna del Suffragio. Questa è un'altra iconografia che è stata censurata dalla Chiesa Cattolica. A sinistra lo vedete in una rappresentazione iberica, Pedro Masciuga, inizio del Cinquecento, con questo episodio della lactatio, del latte che scende sulle anime del Purgatorio per attenuarne le fiamme. Censurata dal Consiglio di Trento. Qui a destra c'è una rara immagine in cui c'è una specie di compromesso in cui una mammella della Vergine è scoperta dal bambino, anche se non è iniziata il momento della lactatio. La misericordia sotto e l'altra la verità. E vedete la scoperta nel nudo della verità, come non regga più il sole nella mano, ma ha il sole impresso sul petto. È un sole che non solo la illumina, ma che la infuoca, il suo petto nel segno sia della fiamma della carità, ma anche della fiamma della sapienza, della conoscenza, della rivelazione o svelazione della verità. Presento due immagini diversissime per questo sole sul petto. Da un lato l'immagine laica del quindicenne Luigi XIV, che in questo balletto della notte che dura 13 ore a Parigi su costumi di Giacomo Torelli, lui ballava magnificamente, impersona il sole che alla fine mette in fuga le tenebre.
A destra invece, nel portale del Seminario Maggiore di Milano, una figura che è stata interpretata come Pietà, io ritengo che sia una sorta di Pietà Sapienza, sotto il suono dei libri, e sono, alludono all'ingresso nel Tempio della Sapienza dei Gesuiti. È la donna col sole sul petto, ma adesso non entriamo in dettagli, vediamo come la virtù che ha questo sole sul petto sia un'immagine della sapienza, la divina sapienza, così come appare anche nell'affresco di Palazzo Varini di cui abbiamo parlato oggi, e quindi il portale del seminario è la porta della sapienza. Ma il sole è anche, nelle interpretazioni polisemantiche barocche, anche l'immagine, l'emblema del Papa Barberini, che qui viene esibito dalla sirena dei Colonna. Un episodio analogo è quello del rivestimento delle due virtù nella tomba di Alessandro VII, voluto da Papa Innocenzo XI, che avrebbe detto: «Cavaliere, la verità piace a poche persone, ma questa vostra verità ignuda piacerebbe a troppi», e fu costretto Bernini a ricoprirla. Vi accenno soltanto a una scoperta recente sul Costantino, qui all'ingresso della Scala Reggia, grazie a un disegno che non so se riuscite a intravedere, se forse riuscisse a chiudere qualche altra luce sarebbe meglio, dove il cavaliere marcia non verso destra ma verso sinistra, cioè doveva andare verso la parte opposta, verso questo arco d'ingresso alla Scala Reggia e l'ingresso dei Musei Vaticani, e probabilmente in quell'arco d'ingresso doveva essere rappresentata la visione della croce da parte di Costantino. Questo disegno si può riferire a questo momento, qui è una ricostruzione che ha fatto per me Fabio Colnese, di questo gesto della visione della croce che appare al di sopra della Scala Reggia. Adesso non mi fermo sui dettagli, vi do soltanto l'idea che nel primo progetto il sole che proveniva da Oriente doveva illuminare così la volta dell'arco della Scala Reggia, e poi si capovolge e Bernini rivolta il cavaliere Costantino verso la finestra reale, e qui in un suo disegno per questa vetrata mette l'angelo che regge il segno costantiniano, in hoc signo vinces, dice l'angelo, e mimando il gesto di Cristo, in una sorta di imitazione di Cristo. Non entriamo nei dettagli di tutto questo, rientrano naturalmente in questi significati della luce e dei suoi simboli, come il crismon, che fra l'altro è un simbolo cristologico che viene rappresentato anche nella Basilica Lateranense. Il punto di arrivo è una pittura che fu realizzata con tecnica povera nella vetrata, sicuramente da Sciorre, che è l'autore anche della vetrata della Cattedrale di San Pietro, poi disciolta nel tempo, e adesso c'è una brutta vetrata con un crocifisso ligneo. Chiudiamo con la cattedra di San Pietro, che rappresenta l'apogeo della visione della luce di Bernini, e anche l'apogeo del significato dei grandi interventi barocchi nella Basilica di San Pietro. La luce in questo caso non viene da Oriente, che è il luogo simbolico della nascita del sole, ma da Occidente, accendendo la chiesa di bagliori dorati rossastri. Questo che vedete ovviamente non è la cattedra, ma è un'opera molto vicina, ispirata da Bernini, il trionfo del nome di Gesù. Le due opere sono opere gemelle e sempre collegate alle figure della Trinità. Tutto nella cattedra è un magma plastico, pittorico, denso come l'aria. Il gran mare della luce inonda l'abside di Pietro, salda la cattedra episcopale con la cattedra Christi. L'abside diventa una sola sala del trono, consacrata a Cristo Re e al vicario di Cristo, il Papa. Si rinnova l'antico rituale dell'adorazione al trono vuoto, che poi è l'episodio dell'Apocalisse, l'etimasia, interpretato, che la Chiesa orientale interpretava come simbolo e sostegno della sapienza divina.
in questa girandola di luce la cattedra sembra emettere lampi, voci, tuoni, come il trono dell'Apocalisse. Una trentina d'anni fa ho avanzato l'ipotesi che la cattedra possa riflettere l'immagine della Gerusalemme celeste, così come viene creata nei versi di Dante nel Paradiso. La cattedra è una gloria celeste, lo sappiamo tutti, ma più esattamente esprime questa illuminazione finale che conclude il cammino di Dante dopo il Lumen Gratiae impersonato da Beatrice, ecco il Lumen Gloriae che accompagna San Bernardo. Qui non entro nei dettagli di queste immagini cinquecentesche. Mi fermo invece un attimo su questo manoscritto di metà 400 con miniature di Giovanni di Paolo, dove si rappresenta un altro momento dell'illuminazione divina. Siamo nel canto 28. Dante vede riflesso negli occhi di Beatrice un punto luminosissimo che irraggia questa luce violentissima, una sorta di buco bianco, se così possiamo dire, parafrasando la scienza, incandescente, che corrisponde alla unità divina. Scrive Andrea Dell'Aste nel suo magnifico libro: la visione è l'irradiazione di luce emanata dagli occhi del vedente. I raggi luminosi brillano nell'occhio di colui che vede per immergersi nella luce assoluta. Sappiamo che Plotino immaginava una sfera luminosa che tende a concentrarsi fino a diventare un punto indivisibile in cui tutte le cose sono insieme, come unità. Giovanni di Paolo, il miniatore, però sembra contaminare in queste immagini la visione del punto lucentissimo con la visione finale della Trinità, nella quale Dante si paragona al geometra che cerca di svelare il mistero della quadratura del circolo. Le parole di Dante: nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume, parvermi tre giri di tre colori e di una contenenza, Trinità e unità. Questa miniatura cerca appunto di rendere il movimento, la cangianza, descritta come un'iride riflessa da un'altra iride, prefigurando l'attimo in cui si manifesta il volto del figlio. Ricordo a questo proposito, cioè, le immagini che ci ha fatto vedere ieri Maria Giovanna Muzzi di aureole multicolori. Kircher, di cui abbiamo parlato oggi. La Musurgia Universalis del 1650, questa è la parte superiore del frontespizio, vediamo la figura allegorica di una musica che insieme a Polline e a Dionisia, con i suoi strumenti diversi, seduta sul globo dell'universo, in alto la gloria del Santissimo, effigiato con l'occhio dentro il triangolo, visualizza l'armonia delle sfere angeliche. Intorno ci sono i nove cori di angeli che stanno intonando il Canon Angelicus Santus 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 a 36 voci, distribuite in nove cori sui versi del Ter Sanctus, il canto ordinario della messa che precede la preghiera eucaristica. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria, Osanna nell'alto dei cieli. È una musica scritta da un interessante poesia, non mi fermo su questo. Dico soltanto che questa armonia delle sfere angeliche ha il suo apogeo nella storia della musica proprio in San Pietro, nella Basilica Vaticana, dove si registrò lo straordinario concerto a 16 cori del Benevoli. Io credo che questa immagine, così in sintonia con Bernini, la grande sintonia sia, secondo me, semplicemente perché è un'idea di Bernini. Bernini, sappiamo che l'incisore è Giovanni Paolo Shore, non l'incisore, l'ideatore Giovanni Paolo Shore, che era sempre il braccio destro di Bernini, e Kircher, d'altra parte, amico e consigliere di Bernini, che in quegli stessi anni, qui siamo nel 1650, progettava la Fontana dei Fiumi. Il tema dell'armonia delle sfere angeliche ritorna nelle 40 ore, se non ci fermiamo su tutto questo, ma il punto d'arrivo, e qui ritorno più precisamente, è la referenza dantesca nella visione finale in cui i beati costituiscono insieme l'immagine mariana della rosa mistica, che qui vediamo in un disegnino ottocentesco di ricostruzione, e dell'anfiteatro dai mille gradini, e al centro questo buco luminoso della visione divina. Quello che è straordinario è come il più grande incisore, rappresentatore della Divina Commedia nell'Ottocento, Gustave Doré, per rappresentare tutto questo, si ispira a Bernini. Ha capito che Bernini si ispirava
a Dante, al Gerusalemme celeste di Dante. La città celeste, scrive ancora Andrea dell'Asta, si manifesta come un irradiamento luminoso che sgorga dalla sorgente originaria di Dio. Grazie per l'attenzione.